Salve a tutti, fratelli e sorelle, Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria. Cari fratelli e sorelle, e benvenuti nel nuovo appuntamento di Messaggi e Profezie di oggi, ed andremo a vedere un nuovo messaggio, quello di Enoch del Buon Pastore, 23 gennaio 2020, e dice: figli miei, il titolo è questo, nutritevi il più possibile del mio corpo e del mio sangue, affinché siate fortificati spiritualmente, così possiate resistere ai giorni di prova che si avvicinano. La mia pace sia con voi, figli miei, amati figli. Il tempo si sta accorciando sempre di più. I giorni, i mesi e gli anni stanno passando più velocemente. La durata del tempo sta per arrivare al limite delle 12 ore. Da lì in poi inizierà il tempo della mia giustizia. La furia della natura sta per risvegliarsi e non ci sarà posto sicuro in nessun angolo della terra. Disastri naturali, siccità, virus e malattie stanno per scatenarsi e questa umanità è ancora addormentata dal peccato. Oh, povera umanità peccatrice, se non si risveglia dal suo letargo e ritorna a Dio il più presto possibile, di sicuro si perderà per sempre. Il tempo dei dolori per l'umanità sta cominciando e non si può tornare indietro. Le cattive notizie stanno per cominciare e continueranno una dietro l'altra. Questa umanità non finirà di alzarsi quando già le arriverà un'altra calamità. I segni e i segnali sono sempre più evidenti in tutta la creazione. Il cielo sta esaurendo tutte le risorse per salvare il maggior numero di anime, ma questa umanità ingrata continua a voltare le spalle agli appelli di Dio. Popolo mio, si stanno avvicinando i giorni della grande prova. Rimanete saldi nella fede affinché possiate superarli. La vostra fede e la fiducia in Dio saranno messe alla prova. Saranno giorni di disperazione in cui il nemico della vostra anima e le sue schiere del male vi metteranno alla prova. Griderete al cielo e non troverete risposta. Saranno giorni di aridità spirituale. Nel passaggio del deserto sarete tentati e solo coloro che persevereranno nella fede potranno superare la prova. Leggete la mia santa parola, meditatela e incitetela nelle vostre menti e nel vostro cuore, perché essa è la spada dal doppio taglio che vi difenderà dalle tentazioni e dall'inganno del nemico della vostra anima. Figli miei, nutritevi il più possibile del mio corpo e del mio sangue, affinché siate fortificati spiritualmente e così possiate resistere ai giorni di prova che si avvicinano. Approfittatene di questi giorni in cui ancora in mezzo a voi, sono ancora in mezzo a voi. Lo dice: approfittatevi di questi giorni in cui sono ancora in mezzo a voi. Le profezie lo dicono, fratelli e sorelle. Ancora la messa è valida, poi non sarà più valida. Se non ce ne approfittiamo adesso, che facciamo poi quando non ci sarà? Punto interrogativo. Noi dobbiamo avere fiducia in Dio. Però il cielo ce lo dice, cari fratelli e sorelle, perché si avvicinano i giorni in cui non sarà più nei miei tabernacoli. E allora direte, come Maria di Magdala: dove hanno portato il corpo del mio Signore? Piccoli miei, le persecuzioni al mio popolo fedele, le profazioni alle mie case sono già iniziate. Segnali questi che vi annunciano che il tempo delle tenebre sta cominciando. Siate dunque allerte e vigilanti con le vostre lampade accese, con la preghiera, perché illuminate l'oscurità che si avvicina. Rimanete nella mia pace e nel mio amore e non temete, io non vi abbandonerò mai. Mia madre sarà il tabernacolo dove mi troverete in quei giorni di oscurità e di aridità spirituale. Che niente e nessuno vi separi da me. Rimanete nella mia pace, figlioli, il vostro amato Gesù sacramentato. Quindi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo pregare molto e andare avanti, cari fratelli e sorelle. Questa è l'unica cosa che possiamo fare: fidarsi di Dio continuamente, stare con Gesù e con Maria. L'unica cosa che possiamo fare. Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo. Ave Maria.